per lunedì 10 giugno te lo registro. Elezioni amministrative a Napoli, sarà ballottaggio tra Luigi De Magistris e Gianni Lettieri, come già avvenne 5 anni fa. Bisognerà attendere dunque altri 15 giorni per conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Napoli. Il sindaco uscente De Magistris, sostenuto da liste civiche di sinistra, ha ottenuto oltre il 42%, seguito da Lettieri, appoggiato da Forza Italia e liste civiche, fermatosi al 24%. Solo terza Valeria Valenti del PD con il 21%, che dunque resta fuori dal ballottaggio. Quarto Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle, che non supera il 10% dei voti. Briciole per tutti gli altri. L'affluenza alle urne a Napoli è stata pari al 54,14%, 6 punti in meno del 2011. Con oltre il 70% dei voti, Vincenzo Napoli stravince le elezioni comunali a Salerno e viene proclamato sindaco direttamente al primo turno. Il candidato De Luciano, sindaco facente funzioni uscente, ha ottenuto un risultato plebiscitario ed è l'unico candidato sindaco dei comuni capoluogo della Campania chiamati alle urne in questa tornata ad essere eletto in prima battuta senza la necessità del ballottaggio. Risultato magro per gli avversari. Roberto Celano e Dante Santoro si firmano sotto il 10%. Si tornerà nuovamente alle urne tra 2 settimane per conoscere chi indosserà la fascia tricolore a Benevento. Lo spoglio delle schede dà al comando della città del Sannio, seppur di poco, Clemente Mastella, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, seguito da Raffaele Del Vecchio, sostenuto dal PD e liste di centro-sinistra. Terza Marianna Farese del Movimento 5 Stelle. Domenica 19 giugno sarà quindi ballottaggio tra Mastella e Del Vecchio. E anche a Caserta sarà necessario il secondo turno, visto che nessuno dei candidati in lizza ha raggiunto il 50% più uno dei voti alla prima tornata. In questo caso è nettamente avanti il candidato sindaco del centro-sinistra, Carlo Marino, che al ballottaggio se la vedrà con Riccardo Lettre del centro-destra. Negli altri comuni al voto da segnalare: a Casoria ballottaggio tra Santillo e Fuccio, a Castellammare di Stabia ballottaggio tra Pannullo del PD e Cimmino di Forza Italia, a Gragnano ballottaggio tra Cimmino e Mascolo, ad Aversa ballottaggio tra De Cristofaro e Villano, a Battipaglia ballottaggio tra Motta e Francese. Passiamo alla cronaca, ancora un ride con spari a ripetizione a Napoli. Questa notte in due a bordo di 2 scooter hanno esploso una ventina di colpi d'arma da fuoco in via Fontanelle, nella zona di Forcella, danneggiate 3 auto in sosta. La scientifica della polizia, che sta indagando sull'episodio, verificatosi poco prima delle 4, ha trovato 20 bossoli calibro 9x21. Teppisti in azione contro un treno della circumvesuviana colpito da una sassaiola ieri sera tra le fermate di Via del Monte e di Sant'Antonio a Torre del Greco. Alcuni finestrini sono stati infranti e il treno è stato fermato nella stazione di Torre del Greco. Sono episodi che si ripetono. Da sola l'azienda, senza un intervento sistematico delle forze dell'ordine, non può farcela a fronteggiare i teppisti. Lo ha detto il presidente dell'EAV, l'ente autonomo Volturno, che gestisce la circumvesuviana, Umberto De Gregorio, rinnovando l'appello al prefetto di Napoli e al ministro dell'interno per un intervento più deciso. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Adesso stacco.